Eventi come quelli di oggi assumono una valenza particolarmente significativa perché incrociano una fase molto delicata della nostra storia, della storia italiana, in cui la politica nazionale sta delineando un percorso di ripartenza dopo un periodo molto difficile segnato dalla pandemia. Un percorso che non può non tenere conto di sfide globali che per la loro rilevanza si stanno imponendo in questo inizio millennio e che fino a pochi giorni fa sono stati al centro di eventi internazionali quali il G20 o la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il COP26 tenutosi pochi giorni dopo il G20 a Glasgow. Secondo me dobbiamo richiamare l'attenzione sugli effetti collaterali del clima, quali la fame, le diseguaglianze mondiali, soffermandoci poi in particolare sul drammatico fenomeno delle migrazioni ambientali.